Il signore e la signora Sacrimoni hanno l'onore di invitarla al matrimonio della figlia allegra stronzata. Izzar! 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 Rosti! Non si risponde più quando si è... Izzar! Guarda che razza di allegra Marie. Silenzio in aula! La sessione è aperta, seduti. L'udienza ha inizio. La richiesta dell'imputato di un permesso del crimine organizzato della figlia è del tutto ridicola. Il signor Sacrimoni è un noto membro della figlia. Ridicola. Una ramificata rete criminale. Ho visto che ha suo padre al dito, avvocato Vaughan. Al suo matrimonio al dito c'era. Mio padre era sotto processo per 47 imputazioni, compreso mio padre. Signor Sacrimoni, la sua richiesta è sacrificolta. Silenzio! Silenzio! Le seguenti condizioni! Silenzio! Lei potrà consumare alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti per assistere al rito e partecipare alla festa. Cosa? Il costo delle sostanze stupefacenti sarà totalmente a suo carico, signor Sacrimoni. Cosa? Tutto chiaro? Luridissimi vermi! Sì, signor giudice. Annunziata, annunziata. Sono Perry. Annunziata. Entra pure. Ma che bella signora soprano. È così annunziata, annunziata, siata, giusto? Sì. Oh, mister Muscolo, vera razza italiana. Beh, adesso almeno avrai qualcuno che ti accompagna e ti accompagna. Si preoccupa mia moglie. E dimmi un po', come vedi? Io sollevavo 150 kg tanto tempo fa. Una volta l'ho fatto quando avevo palestra, accidenti. Se vuole le preparo un mister teenager. Se tossisci con quel peso sopra, ti spezzi il collo. Signora soprano, io non l'ho sbattuto al sportello del frigo. Ma vaffanculo! Oh, oh, oh. Ne usciremo uniti come una famiglia, con fierezza e degnezza, alla faccia di tutte le malezze e gli impedimenti. Quando dico famiglia, ti includo, Eric. Grazie, John. Come, ripeti? Grazie, John. Per favore, mangia. Sì. Voglio che ti rilassi. Deve essere il padre della sposa. Quello è un elicottero. Sì. Proprio John Sacrimoni. L'hanno fatto uscire per l'occasione. Allegra, ripeti queste parole. Io allegra accolgo te, allegra, allegra, sposo. Io allegra accolgo te, allegra, allegra, sposo. Per amarti, allegra. Sai come ci regoliamo? Pensavo, facciamo venire da Napoli. Cosa? 2 ore più tardi. Ma ammazzano Rasti e sono di nuovo in volo sull'Atlantico 2 ore più tardi. L'arrosto. Se l'ammazziamo, lo dobbiamo fare noi e basta, e mantenere il troll. Chi se ne frega di cosa cazzo pensi? Di file, di suo fratello, i continui casini che ci ha sempre creato. Io penso soltanto che... E chi se ne frega di cosa cazzo... Palestra, accidenti. Ora vi dico una cosa, e non me ne vergogno affatto. Purtroppo la mia cosa è crollata di colpo. Io non l'ho sbattuto, lo sportello del frigo. Cazzo ti sei messo in testa? Si sbatte così lo sportello del frigo? Cosa? No, io... Io non l'ho sbattuto lo sportello del frigo. Ma la coca era lì sul teenager. Vuoi metterti a discutere con me? Pezzo di stronzo. No, lascia stare, non li voglio. Tu non vuoi che cosa? Si preoccupa mia moglie. Che cazzo è da cazzo, eh? Chissà chi si crede te.